paradise is exactly like where you are right now. Only much, much better. Il paradiso è esattamente dove vi trovate ora, solo molto, molto meglio. Buongiorno, sono Ettore Verozzi, fisico e divulgatore scientifico, e questa frase di Lori Anderson introduce perfettamente quello di cui parliamo oggi, perché ci sono dei libri che portano davvero in paradiso. E tra i libri uno, il libro dei libri in un certo senso, un libro in genere che viene visto con paura, la cui lettura uno rimanda sempre, perché è lungo, è vero, è un libro impegnativo. Il libro è Alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust. Più che un libro sono 7 libri, è questo che spesso spaventa. Si pensa sempre che ci siano grandi disquisizioni, profonde riflessioni sul tempo, appunto, cioè una cosa da trattare con le molle. In realtà quando uno comincia a leggerlo, le storie sono delle storie quasi banali. Si parla di escort, si parla di amori ossessivi, si parla di una società piena di idiosincrasie, anche di stupidità. Per dirne una, a un certo punto si comincia a disquisire su questa nuova moda nei salotti parigini di posare la propria tuba vicino a dove ci si siede invece che darla al maggiordomo. Questa sarebbe la grande complicazione di Proust, almeno nella trama. Però poi ogni tanto Proust parte appunto per il paradiso. E lo si capisce perché nel mezzo di un chiacchiericcio qualunque a un certo punto dice: però io penso che... E a quel punto c'è una frase che racchiude un intero libro, e questa forse è la densità di Proust che spaventa. Una di queste temibili frasi è destino di una certa età, la quale può arrivare anche prestissimo, che ci si innamori meno di una persona che di un abbandono. Questo è l'inizio di un altro romanzo, di un qualcos'altro che qualcuno prima o poi scriverà, di un altro libro. Questo è il periodo ideale per iniziare questa lettura. Io non sono un prustiano della prima ora, l'ho iniziato abbastanza tardi. Il consiglio che vi posso dare è: superate la 100ª pagina, se ce la fate, dopo sarà tutto in discesa. È vero, il fatto che poi i prustiani siano una categoria forse un po' ossessiva, che cerca sempre di fare proseliti per condividere questa magnifica avventura. Ce n'è una versione, per esempio, bellissima a fumetti della Recherche. E poi si continua a ravanare intorno a quello che è la vita di quest'uomo, cosa ha fatto, i suoi amori, le sue passioni. Per esempio c'è un bel libro ultimamente di Lorenza Foschini, però Proust può essere anche di una sintesi estrema, in una frase di nuovo condensare un mondo. E questo riguarda per esempio la scienza. E infatti alla fine del 6° libro ho trovato questa perla. L'ignoto della vita degli esseri è come quello della natura, che ogni scoperta scientifica fa retrocedere, ma non annulla. Qui ci sono 2 mondi che si incontrano, l'universo di una persona e l'universo, quello della natura. Così come una persona non riuscirà mai a conoscere se stessa, noi non riusciremo mai a conoscere veramente la natura. Per esempio, per quanto noi guardando indietro possiamo vedere quanto nell'ultimo secolo la scienza è avanzata, dalla fisica atomica alle onde gravitazionali scoperte recentemente, per quanto noi adesso abbiamo una comprensione dell'universo infinitamente più grande di prima, eppure abbiamo delle enormi lacune sul passato, sul presente e sul futuro. Poco dopo che la luce del Big Bang aveva fatto nascere l'universo e prima che la materia si condensasse a formare le stelle, l'universo ha attraversato una fase oscura, una fase in cui non c'era più, diciamo, l'illuminazione iniziale del Big Bang e le stelle non avevano ancora incominciato a splendere. Quel periodo, l'età oscura dell'universo, noi non sappiamo cosa succede e ci sono in costruzione dei grandissimi radiotelescopi per cercare di avere informazioni su quel periodo. Sul presente noi abbiamo un domandone che non finisce più, la vita nell'universo. Abbiamo scoperto altri sistemi planetari intorno a altre stelle, ma non abbiamo ancora capito se lì c'è vita. Questa è una delle grandi risposte che noi cerchiamo mandando delle missioni spaziali con dei telescopi orbitanti per osservare questi sistemi planetari. E poi il futuro. Il futuro è la materia oscura, la famosa energia e materia oscura. Che le galassie si allontanino lo sanno tutti, diciamo, è cantato anche da Battiato. Però noi ci aspettavamo che si allontanassero così come noi lanciamo una pietra, che l'allontanamento sia sempre meno veloce, fino a quando forse si torni addirittura indietro.
Invece quello che abbiamo scoperto è che questo allontanamento non funziona così, questo allontanamento è ogni giorno più veloce. E questo cosa significa? Che c'è qualcosa che noi non conosciamo, una materia oscura, un'energia oscura che sta accelerando l'espansione dell'universo. E alla fine, facendosi i conti, noi conosciamo solamente il 4% della materia che si vede nell'universo. Scusate se mi è partito questo pistolotto, però questo è l'effetto di una frase di Proust, perché anche in questo caso il linguaggio è un virus.